Angelino Manted, osteggiato e corteggiato, assedio double face. Vant create site? Fint free word prestemesa in plugins. Ma ci avete pensato un momento? Se non l'avete fatto, fatelo, così vi passa la nausea che i politicanti procurano. Angelino è il più corteggiato leader della storia ed insieme il più osteggiato. Le due cose insieme. Non l'avrebbe potuto costruire questa gabbia nemmeno il mago Houdini, che si è guadagnato da vivere cercando di impressionare le platee. Gli alfanisti in questi giorni dovrebbero essere amorevolmente assistiti, la tensione infatti li tiene in perenne stato di ansia. Se guardano la realtà con l'occhio sinistro, non a caso, hanno più di una ragione per sentirsi privilegiati. C'è Matteo Renzi che si pente di aver trattato malamente il leader, c'è il vice, Guerini, che si tiene in contatto costantemente con la Sicilia per rassicurare i centristi. C'è Leo Luca Orlando che con il modello Palermo non disdegna affatto la loro partecipazione alla grande ammucchiata. Poi aprono l'occhio destro e trovano Gianfranco Micci che è dietro la porta, sulla soglia, che sussurra parole dolci, suggerite dal grande capo, il quale non può esternare la voglia del figlio il prodigo, altrimenti la Santanchè, Salvini e Giorgia gli saltano addosso e la frittata è fatta. Un occhio alla volta e la vita è rosa. Ma se li chiudono tutti e due, allora è un inferno. Nel centro-sinistra c'è una fronda gigantesca, a sinistra. Se c'è Alfano, noi non ci siamo, dice la sinistra dura e pura che arriva fino agli scissionisti del MDP. E questo costerna non poco il Nazareno, che sa di dover scalare l'iceberg per non regalare la Sicilia ai grillini. È meglio averlo dentro o lasciarlo fuori. Dall'altra parte della barricata ma ci avete pensato un momento? Se non l'avete fatto, fatelo, così vi passa la nausea che i politicanti procurano. Angelino è il più corteggiato leader della storia ed insieme il più osteggiato. Le due cose insieme. Non l'avrebbe potuto costruire questa gabbia nemmeno il mago Houdini, che si è guadagnato da vivere cercando di impressionare le platee. Gli alfanisti in questi giorni dovrebbero essere amorevolmente assistiti, la tensione infatti li tiene in perenne stato di ansia. Se guardano la realtà con l'occhio sinistro, non a caso, hanno più di una ragione per sentirsi privilegiati. C'è Matteo Renzi che si pente di aver trattato malamente il leader, c'è il vice, Guerini, che si tiene in contatto costantemente con la Sicilia per rassicurare i centristi. C'è Leo Luca Orlando che con il modello Palermo non disdegna affatto la loro partecipazione alla grande ammucchiata. Poi aprono l'occhio destro e trovano Gianfranco Micci che è dietro la porta, sulla soglia, che sussurra parole dolci, suggerite dal grande capo, il quale non può esternare la voglia del figlio il prodigo, altrimenti la Santanchè, Salvini e Giorgia gli saltano addosso e la frittata è fatta. Un occhio alla volta e la vita è rosa. Ma se li chiudono tutti e due, allora è un inferno. Nel centro-sinistra c'è una fronda gigantesca, a sinistra. Se c'è Alfano, noi non ci siamo, dice la sinistra dura e pura che arriva fino agli scissionisti del MDP. E questo costerna non poco il Nazareno, che sa di dover scalare l'iceberg per non regalare la Sicilia ai grillini. È meglio averlo dentro o lasciarlo fuori. Dall'altra parte della barricata, il centrodestra, la resistenza è strenua, Matteo, Salvini, Giorgia e gli amici di Nello Musumeci sono pronti a sfoderare la Durlindana, Angelino è un traditore, Angelino sta al governo con il centro-sinistra, Angelino non ha abiurato né si è pentito e.
osteggiato e corteggiato, insieme. Il bunker dei centristi appare tuttavia solido, sciorina la sua terna Dalia, la via, Misurata va avanti, forti del bottino di consensi siciliani, che può cambiare gli equilibri politici. Ma ci avete pensato un momento? Se non l'avete fatto, fatelo, così vi passa la nausea che i politicanti procurano. Angelino è il più corteggiato leader della storia ed insieme il più osteggiato. Le due cose insieme. Non l'avrebbe potuto costruire questa gabbia nemmeno il mago Udini, che si è guadagnato da vivere cercando di impressionare le platee. Gli alfanisti in questi giorni dovrebbero essere amorevolmente assistiti, la tensione infatti li tiene in perenne stato di ansia. Se guardano la realtà con l'occhio sinistro, non a caso, hanno più di una ragione per sentirsi privilegiati. C'è Matteo Renzi che si pente di avere trattato malamente il leader, c'è il vice, Guerini, che si tiene in contatto costantemente con la Sicilia per rassicurare i centristi. C'è Leo Luca Orlando che con il modello Palermo non disdegna affatto la loro partecipazione alla grande ammucchiata. Poi aprono l'occhio destro e trovano Gianfranco Micci che è dietro la porta, sulla soglia, che sussurra parole dolci, suggerite dal grande capo, il quale non può esternare la voglia del figlio il prodigo, altrimenti la Santanchè, Salvini e Giorgia gli saltano addosso e la frittata è fatta. Un occhio alla volta e la vita è rosa. Ma se li chiudono tutti e due, allora è un inferno. Nel centro-sinistra c'è una fronda gigantesca, a sinistra. Se c'è Alfano, noi non ci siamo, dice la sinistra dura e pura che arriva fino agli scissionisti del MDP. E questo costerna non poco il Nazareno, che sa di dover scalare l'iceberg per non regalare la Sicilia ai grillini. È meglio averlo dentro o lasciarlo fuori. Dall'altra parte della barricata, il centrodestra, la resistenza è strenua, Matteo, Salvini, Giorgia e gli amici di Nello Musumeci sono pronti a sfoderare la Durlindana, Angelino è un traditore, Angelino sta al governo con il centro-sinistra, Angelino non ha abiurato né si è pentito e osteggiato e corteggiato, insieme. Il bunker dei centristi appare tuttavia solido, sciorina la sua terna Dalia, la via, Misurata va avanti, forti del bottino di consensi siciliani, che può cambiare gli equilibri politici isolani e non solo. Il fronte su cui i centristi sono maggiormente impegnati è le politiche, dove si gioca la partita della vita. E quindi è la legge elettorale la questione centrale, la soglia di accesso in Parlamento. Sul resto si può discutere. Ma ci avete pensato un momento? Se non l'avete fatto, fatelo, così vi passa la nausea che i politicanti procurano. Angelino è il più corteggiato leader della storia ed insieme il più osteggiato. Le due cose insieme. Non l'avrebbe potuto costruire questa gabbia nemmeno il mago Udini, che si è guadagnato da vivere cercando di impressionare le platee. Gli alfanisti in questi giorni dovrebbero essere amorevolmente assistiti, la tensione infatti li tiene in perenne stato di ansia. Se guardano la realtà con l'occhio sinistro, non a caso, hanno più di una ragione per sentirsi privilegiati. C'è Matteo Renzi che si pente di avere trattato malamente il leader, c'è il vice, Guerini, che si tiene in contatto costantemente con la Sicilia per rassicurare i centristi. C'è Leo Luca Orlando che con il modello Palermo non disdegna affatto la loro partecipazione alla grande ammucchiata. Poi aprono l'occhio destro e trovano Gianfranco Micci che è dietro la porta, sulla soglia, che sussurra parole dolci, suggerite dal grande capo,
il quale non può esternare la voglia del figlio il prodigo, altrimenti la Santanchè, Salvini e Giorgia gli saltano addosso e la frittata è fatta. Un occhio alla volta e la vita è rosa. Ma se li chiudono tutti e due, allora è un inferno. Nel centro-sinistra c'è una fronda gigantesca, a sinistra. Se c'è Alfano, noi non ci siamo, dice la sinistra dura e pura che arriva fino agli scissionisti del MDP. E questo costerna non poco il Nazareno, che sa di dover scalare l'iceberg per non regalare la Sicilia ai grillini. È meglio averlo dentro o lasciarlo fuori. Dall'altra parte della barricata, il centrodestra, la resistenza è strenua, Matteo, Salvini, Giorgia e gli amici di Nello Musumeci sono pronti a sfoderare la Durlindana, Angelino è un traditore, Angelino sta al governo con il centro-sinistra, Angelino non ha abiurato né si è pentito e osteggiato e corteggiato, insieme. Il bunker dei centristi appare tuttavia solido, sciorina la sua terna Dalia, la via, misura che va avanti, forti del bottino di consensi siciliani, che può cambiare gli equilibri politici isolani e non solo. Il fronte su cui i centristi sono maggiormente impegnati è le politiche, dove si gioca la partita della vita. E quindi è la legge elettorale la questione centrale, la soglia di accesso in Parlamento. Sul resto si può discutere. Isolani e non solo. Il fronte su cui i centristi sono maggiormente impegnati è le politiche, dove si gioca la partita della vita. E quindi è la legge elettorale la questione centrale, la soglia di accesso in Parlamento. Sul resto si può discutere. Il centrodestra, la resistenza è strenua, Matteo, Salvini, Giorgia e gli amici di Nello Musumeci sono pronti a sfoderare la Durlindana, Angelino è un traditore, Angelino sta al governo con il centro-sinistra, Angelino non ha abiurato né si è pentito e osteggiato e corteggiato, insieme. Il bunker dei centristi appare tuttavia solido, sciorina la sua terna Dalia, la via, misura che va avanti, forti del bottino di consensi siciliani, che può cambiare gli equilibri politici isolani e non solo. Il fronte su cui i centristi sono maggiormente impegnati è le politiche, dove si gioca la partita della vita. E quindi è la legge elettorale la questione centrale, la soglia di accesso in Parlamento. Sul resto si può discutere. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps.